Ok, completiamo un po', completiamo, andiamo un po' sull'aspetto territoriale, no? Quindi abbiamo parlato di marketing territoriale, di strategie per la costituzione di un marketing territoriale, adesso andiamo a affrontare cos'è il territorio, no? Il territorio può essere interpretato come un sistema costituito da tre elementi fondamentali, gli attori, le risorse e la serie di attività e di relazioni, no? E quindi le attività. Gli attori chi sono? Sono persone fisiche o organizzazioni più o meno complesse, dotate di risorse, abbiamo detto prima, le risorse non sono soltanto quelle economiche, finalizzate allo svolgimento di determinate attività che almeno in parte sono realizzate o hanno un riflesso sul territorio dove hanno sede. Un determinato attore può essere distinto in funzione dell'intensità, quindi forte, media o debole. Forte se risiede su quel territorio, media se non risiede in quel territorio ma vive concretamente in quel territorio, debole il contrario. Le risorse, quali sono le risorse? Sono distinte in tre gradi, un grado di complessità, un grado di tangibilità e l'origine. La complessità di una risorsa può essere descritta su due piani, quello dei fattori che hanno portato alla sua costituzione, e che sono coinvolti nel suo mantenimento ed utilizzazione, quello dell'articolazione delle componenti che ne costituiscono. Cosa significa? Ricominciamo dalla risorsa in generale, quindi abbiamo detto tre gradi di complessità, il grado di complessità, il grado di tangibilità e di origine. Quello di tangibilità riguarda la differenza fra risorse materiali e immateriali, partiamo da queste. Risorse materiali e immateriali, perché? La tangibilità di una risorsa, le slide comunque ve le forniranno a tutti, quindi anche per email, quindi non c'è bisogno di velocizzare sulla scrittura. Non è sempre netta la distinzione tra una risorsa materiale e una risorsa immateriale, non è sempre netta la distinzione tra una risorsa tangibile e una risorsa intangibile. Abbiamo detto che le risorse tangibili possono essere quelle economiche, ma possono essere quelle strutturali, ma ci sono tantissime risorse non tangibili. Quali sono le risorse non tangibili? La conoscenza, la divulgazione quindi della cultura, no? Quindi le risorse sono tante. Quando si dice per sviluppare un piano strategico territoriale però c'è bisogno di risorse, che adesso non ce ne sono, si dice sempre così, no? Basso la voce perché la sto perdendo. In realtà non tutte le no, è vero, la risorsa economica è importante, è fondamentale forse, però non è l'unica risorsa che esiste, no? Esistono tante risorse intangibili che si possono utilizzare per sviluppare un territorio. È la loro origine. Non tutte le risorse di questo territorio provengono dal territorio. Nel territorio di Minervino, per esempio, le risorse per sviluppare il piano strategico di sviluppo territoriale, le risorse bisogna ricercarle soltanto all'interno del territorio o si possono ricercare anche fuori da questo territorio? Ci sono tantissime risorse che possono essere, l'origine di queste risorse possono essere ritrovate altrove. Dicevamo prima, se ci sono degli elementi di competitività con altri territori, questi attori, no, le persone fisiche o organizzazioni dotate di risorse, eccetera, possono ritrovarsi in altri territori, magari simili ai nostri, che hanno la stessa vocazione territoriale, che possono aiutarci a poter sviluppare appunto questo piano strategico di sviluppo del territorio. Quindi, le risorse non hanno diverso grado di complessità, ma soprattutto non sono tutte quante risorse tangibili. Focalizziamo in questo momento storico anche l'attenzione su risorse non tangibili, che sono quelle della cultura, quella della messa in rete, quella della condivisione, che in realtà poi creano risorse, perché poi gli investitori, quelli veri, gli investitori economici, si trovano. Ma si trovano, se l'investitore economico si trova se attraverso quella sua economia riesce
con la sua investimento riesce a economizzare, a creare una rendita anche a lungo termine, perché quel territorio è veramente valorizzato. Per esempio, un altro esempio del viaggio di nozze. Siamo stati in Provenza, no? E molte cantine della Provenza, molti vigneti della Provenza, non sono più di proprietà degli agricoltori, no? Non ci sono più i coltivatori diretti, ma la proprietà è di facoltosi, benestanti, attori, cantanti, di tutto il mondo che, avendo i denari disponibili, hanno acquistato queste vigne, anche per una questione di prestigio, di visibilità, no? Dire di possedere una vigna in Provenza. In realtà, perché questo investitore ha investito su quel territorio? Io ci ho riflettuto. E perché quell'agricoltore ha abbandonato questa proprietà? In un momento storico, qualsiasi esso sia stato, che comunque portava sicuramente delle produttività, perché se non portava produttività l'investitore non avrebbe acquistato. E allora perché l'agricoltore ha ceduto il territorio? Perché in realtà ha valorizzato la sua esperienza, ha dato valore economico, la sua esperienza, il suo territorio, la sua capacità di produrre il buon vino, l'ha valorizzata, tant'è che ieri pensando a questa idea ho verificato, no? Un ettaro di vigna in Provenza può costare intorno, quanto costa un ettaro di vigna in Puglia, in produzione? Un ettaro di vigna, 18.000 euro, verosimile, di più? Cento. A lettera. Se non c'è la quota. Perché? Perché c'è un valore culturale intorno a quei territori che non è il valore del vino, ma il valore culturale del marketing territoriale che si è fatto negli anni in quel territorio, che ha portato a valorizzare il vino che esce fuori da quelle cantine. Tant'è vero che poi una bottiglia costa 20, 30, 40, 50 euro. Ma non è perché il prodotto è migliore, perché è arrivata una standardizzazione della qualità del vino in questo territorio che se ne produce, e gli enologi lo sanno, c'è un livello, la qualità del vino non è infinita, a un certo punto arriva la qualità, poi ci sono le differenze, quello che poi crea valore economico intorno a un Brunello di Montalcino che costa 200 euro, è la storia che c'è dietro al Brunello di Montalcino, la qualità, la capacità per arrivare a quel Brunello, eccetera, così anche in Provenza. Quindi quegli agricoltori che hanno fatto, ritorniamo alla Provenza, che hanno fatto? Hanno visto che attraverso il marketing territoriale che si è creato intorno a quella zona, la loro vigna, che è costata di 20.000 euro, mettiamolo a prezzo di mercato pugliese, ne voleva improvvisamente, o non tanto improvvisamente, perché abbiamo detto che i percorsi sono lunghi, 100.000. E ha anche fatto questa riflessione, uno che gestisce un market, che entra in questo sistema, comprende bene che se io mi vendo la mia proprietà, se io vendessi la mia proprietà, però io poi che faccio nella mia vita? Però so invece che se il valore è dato anche dal prodotto, il proprietario che si acquisterebbe la mia vigna non mi manderebbe mai a casa, perché il vino, quel valore ce l'ha, perché io produco un buon vino. Quindi l'investitore acquista vigna e proprietario, che diventa poi in quel momento magari il dipendente o uno che ci lavora all'interno perché continua a fare il suo lavoro, lui ha economizzato i 100.000 euro ad ettaro e continua a fare il suo lavoro. Questo perché? Perché l'investitore non aveva nessun interesse a mandar via chi sapeva fare quel buon vino o chi sapeva curare quella buona vigna. Interessava avere l'economia, la rendita a lungo termine. Ecco, questo esempio, questo percorso lungo, l'ho fatto appunto per dire che l'origine degli investitori nasce anche dalla condivisione delle risorse, dalla condivisione della strategia. Quindi, se non c'è un piano strutturale adeguato rispetto alla condivisione del territorio, quindi tutti sono così consapevoli che chiunque dica Bordeaux o chiunque dica Baviera per la cioccolata,
non, immagino, non lo so se la Baviera produce cioccolato, o chi dice, lo dice perché, o Svizzera, ecco, lo dice Svizzera, anche se mo c'è nove, però per chi lo dice, è un valore culturale che identifica quel territorio. Quindi soltanto se tu lo condividi con più attori riesci ad alzare il valore e gli investitori poi arrivano. E le ho fatto l'esempio della Provenza, no? E nessuno perde, e non ci sono diseconomie, perché l'agricoltore ci ha guadagnato, perché ha venduto la propria vigna a un valore 5 volte il suo valore effettivo e continua a lavorare, perché lui deve continuare a lavorare quel buon vino per poter creare la rendita a quell'investitore che ha voluto investire in quel territorio. Per una questione di immagine, in quel caso. Le attività che si svolgono al suo interno, quindi ritorniamo un attimo indietro così, il territorio può essere interpretato come un sistema costituito da attori, risorse e attività. Le attività possono essere, un'area si distingue sia per le attività naturali, sia il modo per cui esse sono realizzate. Ogni territorio è costituito anche da un modo di fare, un modo di essere, da una cultura, da un carattere. Ecco, il carattere dei territori di Menervino è un carattere riconoscibile o distinguibile dal territorio del carattere di... Qual è quel paese stamattina abbiamo usato? Paese. Ecco. Di Spinazzola. Se parlate con qualche vostro, se siete tutti di Menervino, per esempio, parlate con qualche vostro nonno o anziano, no? E dite come sono quelli di Spinazzola, vi diranno, ma quelli sono più così o meno così. È il carattere distintivo. E questa distintibilità deve essere non un fattore negativo, ma un fattore sempre positivo. Perché le attività anche che si svolgono all'interno di un territorio sono rappresentative delle caratteristiche di quel territorio. E poi quali sono le attività, quelle standardizzate? Attività scolastica, la formazione, quindi facciamo uno studio. Cosa c'è a Menervino? Ci sono la scuola media, le scuole elementari, tre scuole elementari, tre scuole medie, un liceo scientifico, lo studio delle attività che ci sono. Poi ci sono anche quella però per la formazione specialistica, che ne so, c'è una scuola permanente di formazione alla trasformazione dei prodotti agroalimentari, per esempio. Quindi ci sono queste attività che danno valore al piano, perché tu hai focalizzato la domanda sul cimitero di Rapa, è normale che una scuola di trasformazione di un laboratorio di cimitero di Rapa abbia senso su questo territorio. Il problema sarebbe se nella strategia di piano di marketing territoriale scegliamo di focalizzare la domanda sulla cime di Rapa e poi ci sono i laboratori di scuola di specializzazione per parrucchiere. C'è qualcosa che non va. O se il government, quello che dicevamo prima, che deve investire, investe nell'aprire, nel dare incentivi ai giovani per aprire parrucchieri, non per aprire laboratori di trasformazione della ecco, il senso che dicevo prima, no? Per ritornare al Trentino Alto Adige, dove un piano di marketing territoriale si basa su una concertazione tra tutti gli attori. Poi ci sono attività specifiche del territorio, che ne so, a Menervino ogni anno si festeggia la Sagra del Cardongello. Oppure ogni anno c'è se è un territorio vocato, che ne so, al turismo di massa, perché è una zona costiera dove ci sono tantissime leggende d'estate, ogni anno ad agosto si fa il festival della moda, il festival di qualcosa, no? Perché è ovvio che fai un'attività particolare in un territorio dove c'è tanta gente in un determinato periodo, per un target che conosce, vuole riconoscersi, che ne so, nella moda o di alta moda, perché lo studio del marketing ha individuato che i villeggianti di Menervino Murgi sono villeggianti di un settore sociale medio-alto. E quindi l'attrazione della moda potrebbe far più breccia rispetto, che ne so, la sagra della porchetta.
In un territorio dove invece i villeggianti, sempre immaginiamo se fossimo al mare, i villeggianti sono invece tutti gente che viene a ricercare case in affitto 100 euro al mese, quindi un livello sociale molto basso, ci sta bene fare la sagra della porchetta forse, alla sfilata di moda non viene nessuno. Quindi, però la strategia deve essere comune. Quindi, è la stessa cosa, io sto facendo esempi diversi rispetto al prodotto tipico territoriale che è la cime di rape, però è per indicare che ogni strategia, se la domanda l'abbiamo focalizzata e l'abbiamo sensibilizzata su quel prodotto, tutte le azioni devono centrare su quel prodotto. Cioè, la nostra vita, non è che non dobbiamo fare altro, ma la nostra vita deve girare su quel prodotto. Ripeto, il lardo di colonnata. Quelle di colonnata, ovunque vanno, magari non sappiamo neanche in che provincia è colonnata, in che regione è colonnata, ma sappiamo colonnata. Perché? Perché colonnata è quel luogo dove si fa il lardo. Nel nostro immaginario è nel centro Italia, per alcuni immagino forse nel nord-est, forse nel nord-ovest, forse sul Tirreno, forse sull'Adriatico, o forse è al sud. No, non è quello che interessa. Quello che interessa è che c'è colonnata, è che quella colonnata fa il lardo. Poi dov'è? Lo scopriremo quando decideremo di passarci e dici, ah, questa è colonnata, dove fanno il famoso lardo. E quindi tu, oltre ad andare a verificare il marmo dove mettono il lardo, tu poi, e quindi verifichi tangibilmente, conosci la gente di colonnata, conosci i luoghi di colonnata, magari a delle cattedrali, magari a dei posti turistici, magari sul mare c'è il lungomare. Non lo sappiamo, però riconosci quel territorio perché c'è stato qualcuno che ha valorizzato quel territorio, ma non attraverso un'invenzione, attraverso un pezzo di grasso. Un pezzo di grasso. Tutto il territorio ha ingendrato il proprio marketing territoriale su un pezzo di grasso. E io non credo, e ne sono sicuro, che gli abitanti di Colonnata fanno tutti maiali e mettono il grasso in queste pietre con il sale e le erbette. Però chiunque, anche l'impiegato della posta, che è di Colonnata e fa l'impiegato della posta alla Colonnata, si identifica in quel pezzo di grasso che sta nel marmo, che magari neanche gli piace, che magari neanche gli piace, neanche lo mangia. Però si identifica perché sa che per il suo territorio e anche per la cultura in cui lui vive, o per i suoi figli che fanno un'attività, crea benessere. E ritorniamo alla primissima slide, il marketing editoriale, al fine di creare sviluppo e benessere per gli individui e per la società. Perché crea sviluppo, perché se tu vai a Colonnata, dopo che ci arrivi e lo sai da 30 anni che c'è Colonnata e ci arrivi, ma quando costa e costa un pezzo di lardo lo compri, crea economia. Perché? Questo è quindi le attività specifiche che si svolgono al suo interno sono tutte concentrate. Io ho visto tantissimi territori nella mia Calabria nel quale vai a Tropea, un luogo di villeggiatura, no? Famosissimo, c'è tanta gente, ma pieno. Agosto è pieno così da tutte le parti d'Italia, ma non c'è una manifestazione culturale su che cosa? Sulla cipolla. Sulla cipolla. Ci sono le sfilate di moda, le sfumate di abiti da sposa, ci sono tutte, ma sulla cipolla non c'è. La manifestazione culturale sulla cipolla di Tropea si fa da Mandea, che è sempre nell'area della DOP, nell'LGP di cipolla di Tropea, però non è Tropea. È vero, Tropea ha ceduto i terreni per costruire i villaggi turistici e la cipolla di Tropea adesso si coltiva più ad Amandea, no? E quindi è naturale che si facciano lì manifestazioni. Ma chi non sa questa naturalità, che per me lo è, e quindi il turista di Nervino Murgi che sceglie di andare a fare la vacanza a Tropea e sa, perché il marketing editoriale di quel territorio comunque ha individuato come quel territorio patria della cipolla, dice, ma che sa cipolla, da dove? Ma io non ne vedo. Allora, se quel territorio invece avesse
valorizzato, fatto delle attività specifiche sulla cipolla di Tropea, anche il turista che viene a Tropea aveva possibilità di conoscere, acquistare, degustare e tutto, fare i percorsi all'interno delle campagne o verificare o visitare la città di Tropea con un'altra consapevolezza, con un indice, con un comune denominatore che viene percorso per tutta la vacanza, la cipolla. Come quando noi siamo stati in Provenza, il comune denominatore, anche se non l'abbiamo vista, è la lavanda. Uno pensa alla Provenza, pensa alla lavanda, ma ovunque la lavanda è valorizzata in Provenza. In alcuni territori, non tutto quel prodotto, non il prodotto che lo identifica, stiamo parlando di agroalimentare, possiamo parlare a Maranello, tutto parla di Ferrari, o no? Non so di chi di voi è stato a Maranello, ma che è stato a Maranello? Tutto parla di Ferrari, anche i segnali stradali, c'è il cavallino rampante, per dire. Ecco, esempi di un marketing territoriale fatto bene e un marketing territoriale fatto male. Quindi le attività tipiche del territorio sono così importanti che devono coinvolgere non solo i produttori di cipolla, i produttori di lardo o la scuderia Ferrari, ma deve coinvolgere le amministrazioni, coinvolgere gli attori sociali, coinvolgere le associazioni di volontariato, coinvolgere gli attori di protezione sociale, coinvolgere le parrocchie, coinvolgere le scuole, coinvolgere le scuole. Ma se uno studente del liceo scientifico di Minervino Murge non va almeno una volta all'anno in uno dei 260 ettari, non mi ricordo, me l'ha detto il signore, di rape coltivate, dei ettari di terreno coltivate a rape, e va a vedere sta rape come viene seminata, come cresce, come viene raccolta, come viene fatto a mazzo, questo ragazzo continuerà a pensare che la rape si trova nella pentola della mamma. Quindi quando andrà fuori e andrà all'università a Bari e vuole dire che la sua rape è migliore di quella di, non lo so, a Bari se fanno pure rape, no? È migliore di quella di rape, non migliore, è diversa, no? Ha una caratteristica, diceva prima l'assessore, delle caratteristiche organolettiche che solo questa cima di rape ha. Deve conoscere quali sono queste differenze organolettiche tra le due cose. Perché se non le conosce, non le potrà mai mettere in competizione con qualsiasi altro tipo di prodotto. Mai. Per conoscerlo le scuole sono un altro mezzo. Ma nelle scuole fanno un mese di occupazione di quello, di quell'altro, vanno in Bologna, in Francia, in Germania. Ma un giorno, mezza giornata, nel campo sotto la scuola, con l'agricoltore che gli spiega in fase di semina come si semina, in fase di raccolta come si raccoglie, e dal trasformatore in caso di trasformazione come si trasforma, con allegato un nutrizionista, un biologo che gli spiega la differenza biologica del prodotto con un altro, perché la competitività sana serve, non costa molto, lo può fare pure un'associazione. Non c'è bisogno di coinvolgere, se il comune non è attenta, l'amministrazione non è attenta, le amministrazioni non sono attente a questo tipo di iniziative, lo possono fare anche le associazioni per la valorizzazione. Ci sarebbe tanto da dire sulle attività da poter svolgere per la valorizzazione dei prodotti tipici. L'offerta territoriale può essere quindi, questo è un altro che fa la definizione, l'insieme di componenti materiali e immateriali caratterizzate dalle specificità del luogo ove sono collocate e in grado nel loro insieme, di assolvere a determinate funzioni d'uso e quindi di essere fruiti da determinati soggetti. Questa è la definizione di offerta territoriale, è quello che abbiamo detto fondamentalmente fino adesso. Può configurarsi in tre modi un'offerta territoriale. Un insieme di aspetti complessi del territorio che derivano dalla sintesi di determinate sue componenti materiali e immateriali. Quindi la sintesi di quello che dicevamo prima, tra le risorse materiali e le risorse immateriali. Un singolo servizio o una singola funzione d'uso o una determinata componente strutturale fruita in maniera relativamente distinta e separata dal contesto.
La terza è una ripetizione fondamentalmente, ma le abbiamo già approfondite. I principali componenti dell'offerta territoriale sono lo spazio naturale, cioè la componente primaria, no? Quindi il territorio. Cioè, stiamo parlando dell'offerta territoriale, quindi la principale componente è lo spazio naturale, quindi il territorio, cioè la componente dove questa offerta territoriale, in quanto è sede di essa stessa, e quindi si identifica nel territorio stesso, quindi è lo spazio naturale, anche in valorizzazione di prodotti non agroalimentari, perché è ovvio che un prodotto agroalimentare comunque nasce dalla terra, anche se fosse una mozzarella, perché poi c'è bisogno del latte, c'è bisogno della vacca che mangia l'erba, eccetera, eccetera. La differenza tra il grana e il parmigiano è della qualità dell'erba che c'è tra una e l'altra parte della riva del Po e anche sulla lavorazione dei due tipi di formaggi, no? Quindi incide, evidentemente. Quindi la sede naturale. Però anche lo spazio naturale è valevole anche per la Ferrari, perché Maranello è un territorio, anche se la Ferrari non nasce dalla terra, ma nasce dall'idea e dalla cultura di quegli uomini che vivevano, perché chi ha inventato la Ferrari o ha costruito la prima scuderia, doveva trovare comunque delle persone che lavoravano all'interno di questa scuderia che facevano parte di quel territorio. Quindi, volendo o nolendo, gli uomini di quel territorio hanno influito sulla costruzione di quella scuderia. Le infrastrutture, occhio dolente, nota dolente per i nostri territori, che si distinguono in funzionali economiche, quindi la mobilità, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, l'acqua, insomma, l'acqua non è che ci siamo in Africa. Dice, vabbè, l'acqua è un'infrastruttura che c'è, non è vero. Per il prodotto agroalimentare l'acqua è fondamentale. Se non esistessero i consorzi di bonifica in un territorio che portano l'acqua nei terreni, aggiustano le condutture o fanno le condutture o la distribuiscono, eccetera, eccetera, la rape senza acqua forse non cresce. Immagino. È sociale, l'istruzione, la sanità, l'assistenza sociale, la cultura, il tempo libero. Un territorio dove non ci sono sviluppi sociali non può svilupparsi un'offerta territoriale, no? Cioè, non è che non si può sviluppare, esiste sempre, come dicevamo prima, però si sviluppa meglio se c'è un livello culturale più alto. Quindi, una ottica per sviluppare un prodotto tipico, paradossalmente, cosa buona sarebbe che un'amministrazione investisse nelle scuole, ma non soltanto non un'amministrazione comunale, ma un'amministrazione provinciale nella costruzione di un istituto agrario per periti agrari in un territorio in cui si vuole fare sviluppo di prodotti agroalimentari. Ci sono tante realtà nella quale ci sono alcuni paeselli, no? Tipo nella mia provincia fino a qualche anno fa esisteva un istituto tecnico agrario in un paesino nella pianura di Sibari, che se accendate ci saranno 500 abitanti, però c'era l'istituto tecnico agrario, perché le amministrazioni comunali di quel territorio, visto che era un territorio molto vasto, quindi con una capienza agricola molto elevata, ha pensato, dice, qua ci deve stare magari non c'era la scuola media, ma c'era l'istituto tecnico agrario, perché indirizzava. Quindi, con questa scelta, ha indirizzato i figli di quei pochi abitanti a fare l'istituto agrario perché voleva valorizzare tutto quel territorio agricolo che aveva a disposizione. L'offerta immobiliare esercita un'influenza diretta e molto rilevante sull'attività di un'area geografica. Le variabili che incidono maggiormente sono il costo degli spazi e la qualità degli immobili e del loro inserimento nell'ambiente circostante, che rappresenta una determinante sostanziale della qualità della vita nell'area considerata e quindi nella sua più generale attrattività. Cosa significa? Significa l'offerta immobiliare, no, sembra una stupidaggine, però pensate a quell'investitore della Provenza. Quell'investitore ha investito in quel territorio perché in quel territorio vede un bel territorio, se no non ci avrebbe investito, oltre alla parte economica, un bel territorio, no? Immaginate a Monte Carlo, quanto costa una casa a Monte Carlo?
Quanto costa una casa a Monte Carlo? Oh. Scendiamo di livello. Quanto costa una casa a Minervino? Se la valorizzazione del prodotto arriva a dei livelli molto elevati, anche le offerte immobiliari aumentano. Sembra una stupidaggine, ma è così. A Maranello le case costano di più che nel paese a fianco. Ma perché è Maranello? Perché io ho la casa a Maranello. E il concetto è questo. A Capri, è ovvio, sei su un'isola, ma a Positano, quanti paesini come Positano ci sono nel giro per l'Italia, nei nostri 8.000 km di costa? Tantissimi, ma Positano è Positano. Ecco la differenza, no? Perché lì c'è è la valorizzazione di un prodotto, che in quel caso è il prodotto turistico. Amalfi, che è a fianco, costa di meno. Positano è qua, Amalfi è là. Belle Positano e belle Amalfi. Alcuni piace più Vietri, ma Vietri costa ancora meno di Amalfi una casa. Perché? Perché Positano è Positano. È bastata una canzone, due o tre telefilm, e il valore immobiliare è salito alle stelle. Anche nella mia città, nella parte vecchia, hanno fatto un film, però non l'hanno saputo valorizzare. Ma chi invece ha gestito quell'onda dice, ma che bello scorcio che c'è a Positano, facciamoci, un film, poi c'è una volta una canzone su Positano, eccetera, quel territorio è diventato famoso perché c'erano stati Alain Delon, c'è stato Valentino, hanno fatto lì, qua hanno fatto il Chuck, qua hanno fatto la prima scena, qua la seconda, e il territorio si è valorizzato, la casa a Positano costa più che a Vietri, per questo motivo, è la valorizzazione del territorio. Quindi l'offerta immobiliare esercita un'influenza diretta, perché in quel caso crea economia al territorio, perché la casa mica era, mo è diventato del ricco napoletano, del ricco romano, prima era di un proprietario che vendendola ha ricavato molto di più di quanto vale in realtà quella casa, no? Grazie all'offerta territoriale. Il livello di coesione sociale e la sicurezza riguardano l'equa partecipazione di tutti i gruppi sociali, cioè nel senso, in un territorio dove un turista arriva, per esempio, e si rende conto che c'è una forte divisione tra i ceti sociali, per dirla non propriamente, ma non una divisione economica, ma una divisione culturale rispetto a quell'offerta territoriale, l'offerta territoriale non funziona. Non funziona. Perché il marketing territoriale è una disciplina che studia il coinvolgimento di tutti, ricchi e poveri, buoni e cattivi, belli e brutti. Quindi anche se a volte ci sono delle categorie delinquenziali, magari, no? Parliamo di sicurezza, che si cercano di emarginare, purtroppo, no? In una strategia di sviluppo territoriale di un territorio, devi considerare anche questo e devi dialogare anche con questi, nel senso, non è che devi dialogare con i delinquenti, devi prendere in considerazione l'effettiva sicurezza del territorio, perché se un turista viene e appena fa la passeggiata sul corso principale viene scippato dalla borsa, il turista non viene più. Quindi il livello di sicurezza deve essere molto elevato in un piano. Quindi questa riunione per costruire questa strategia di piano strutturale, di piano di marketing territoriale, sta allargando in queste sedi che immaginiamo, no? C'è il sindaco, gli assessori, le associazioni, c'è la Coldiretti, c'è la CIA, c'è la Convagricoltura, c'è la CISGL, la CISL, la UIL, c'è la Comcommercio per i ristoranti. Adesso abbiamo messo la polizia, i carabinieri, abbiamo messo il preside prima, abbiamo messo il direttore didattico, abbiamo messo il parroco. Visto quanta gente ci va per costruire un piano strutturale. E mo abbiamo gente pure, mo ci vogliono i carabinieri, la polizia municipale. Bisogna mettere tutto in questa stanza. E anche altri che uomini vengono in mente, ma ce ne sono. E i rappresentanti di quei territori che hanno
che sono che creano competitività con il nostro, quindi quel territorio in Francia o in Calabria o anche in Puglia che ha le nostre stesse caratteristiche, ha sviluppato già un piano strutturale, quindi lo metti dentro perché attraverso il suo esempio riesce a sviluppare anche il tuo, no? E a creare la competitività, è un interesse reciproco. Quindi abbiamo già riempito una stanza. L'offerta formativa è la qualità delle risorse umane, le quali hanno valore centrale tra i fattori di competitività di un territorio, quello che ho appena detto. Lo sviluppo del capitale umano di un territorio rappresenta quindi, e quindi la disponibilità di risorse umane qualificate, rappresenta uno dei principali criteri di scelta dell'area localizzativa. Che significa? Se noi non aumentiamo il livello, non culturale generale, ma culturale rispetto all'offerta, alla domanda che noi vogliamo, a cui noi vogliamo rispondere, quindi a tutti quegli aspetti culturali, e lo possiamo diffondere soltanto attraverso convegni, scuole, affinché se ne parli. No, se ne parli. Quindi tutto ciò che ogni organismo per il suo carisma, per le sue azioni, deve arrivare a questa offerta formativa. Quindi la formazione è importante. Quindi formare tutto il territorio su sta scelta, se bisogna individuarsi, in questo caso magari per le cime di Raba, no? Tutto il territorio che deve formarsi, tutto il territorio deve sapere quale cacchio di differenza, io ancora non lo so, quale cacchio di differenza c'è tra la cime di Rapa di Minervino e la cime di Rapa di un altro paese. La devo sapere. E tutti la devono conoscere, ma non la posso conoscere io che vengo da Cosenza, ma me la deve dire uno di Minervino. Le attrazioni del territorio, perché poi bisogna essere anche. Se uno deve fare 400 km per venire a mangiare solo la cime di Rapa, magari si collega sull'e-commerce, trova il laboratorio ha costituito il laboratorio di trasformazione, ha messo sull'e-commerce i propri prodotti, oggi venderli è facilissimo, basta fare una comunicazione al comune, e se li compra, sta seduto nel suo appartamento di Milano, dopo 3 giorni ha le sue cime di Rapa, di Minervino, con tutte quelle caratteristiche che lui ha conosciuto grazie a internet, grazie a tutto, ma a Minervino non c'è mai stato. Per venire a Minervino ha bisogno di altro, dice, ok, andiamo a Minervino, facciamocelo un giro, perché lì è la patria del lardo di Colonnata, faccio l'esempio di Colonnata, andiamo a della patria del lardo di Colonnata, però lì c'è la cattedrale c'è gli scavi qui, nel paese a fianco c'è quest'altro, mi hanno detto che qui vicino ci può essere per fare qua, a 5 minuti si può essere, a 40 minuti si può essere sul mare, c'è la montagna dove ci sono le castagne che tra l'altro mangiano i maiali, che poi si fa, dice, ma si può fare una cosa, quindi c'è l'escursionismo, il trekking in questi boschi, se si va d'autunno si può andare per funghi, poi c'è anche la sagra di questa cosa, si può fare il giretto, qua invece deve venire solo per mangiare la cima di Rapa, forse uno non viene. Quindi bisogna creare delle attrazioni del territorio, cioè quei fattori che distinguono fortemente il contesto geografico. Se vengo a Minervino Murge, oggi faccio la mia bella escursione nei territori, vedo se è periodo di rape, qual è la rape famosa, faccio un giro in un agricoltore, se c'è un agricoltore, da un trasformatore, se c'è un trasformatore, acquisto il vasetto così, la rape con le alici, la rape così, poi compro le orecchiette, magari vado al ristorante, la mangio qua. Dopo che faccio? Ho bisogno di qualche altra cosa. Ho bisogno di valorizzare ancora di più il territorio. Quindi allarghiamo il nostro spettro, no? Dice, vediamo, c'è la cattedrale, c'è la chiesa, c'è questo palazzo antico. Allora, ok, chi dobbiamo coinvolgere? Chiamiamo la sovrintendenza, vediamo cosa ci dice, chiamiamo i beni culturali, non lo so, e questa stanza si allarga per costruire questo marketing, per costruire questo piano, si allarga sempre di più. Bisogna chiamare una guida, ma non abbiamo l'ufficio turistico a Minervino, allora bisogna creare un ufficio turistico, oppure almeno un'associazione che si occupa di turismo, così se il turista viene, c'è qualcuno che ha creato un percorso che inizia da piazza. Aldo Moro, qual è questa mattina che ci girava nel tondom e faccio questo percorso e dura una giornata, poi c'è all'interno di essa una cantina, perché può essere che fate anche vino, c'è una cantina, la inseriamo, entra in questa cantina, degusti il vino, assaggia il prosciutto, non so se fate il prosciutto, il salame, quello che è. Poi continua a girare, crea un'offerta. Poi il giorno dopo, che ne so, non siamo vicini, però ci sono i trulli, non so se è vicino all'albero bello, lontano forse. Però in 2 ore arriviamo, in 1 ora arriviamo
È lontano. Non lo so, c'è. Oh, a Castel del Monte, esatto. In un'ora, 2 ore arriviamo a Castel del Monte. 20 minuti. È troppo. Però se tu a doverlo offrire, dici no, ma che c'entra? Che c'entra? Che c'entra Castel del Monte con Minervino Murge? C'entra. Perché chi deve venire qua non può venire soltanto, perché può essere la cima di rapa più, è sicuramente la cima di rapa più buona del mondo. Il lardo di Colonnata, considerate che piace a pochissimi, perché è tutto grasso, sa di spezie, perché è fatto, ma la maggior parte delle donne non lo mangia. Però la gente ci va, perché oltre al lardo che caratterizza il territorio, poi comunque sei in una bella zona, in un bel distretto, insomma puoi vedere, puoi girare, puoi setare, stai bene, ti rilassi anche con i bambini. I bambini, che cosa c'è per i bambini? Che ne so, c'è un barco giochi, oppure una Gardaland delle Puglie, non lo so, no? C'è l'Italia in miniatura a Rimini, no? Io sto facendo questi esempi perché la Gardaland a Brescia o a Verona? Dove? A Verona, come l'Italia in miniatura a Rimini, sono state create perché Rimini, sì, è il mare, Rimini, i film degli anni 80 e tutte quelle cose lì, però bisognava diversificare, perché se no nella fase di maturità che abbiamo visto prima, quando le offerte diventavano obsolete, tu dovevi creare qualcosa che ricreava la possibilità di poter continuare quell'offerta. E allora ok, creiamo qualcosa di culturale, facciamo l'Italia in miniatura e costruiscono la piccola Venezia, il piccolo Colosseo. Sono state create perché quel territorio, che la domanda rimane il mare e la spiaggia, la spiaggia, perché il mare fa pietà, rimane la spiaggia, i grandi alberghi, i lidi, tutti quegli ombrelloni, sono andati in vacanza a Rimini. Ora non più, ma fino a qualche anno fa era una cosa d'elite, no? Rimini, Riccione, così, no, ma è meglio Riccione, meglio Rimini. Le discussioni che poi faceva al ritorno, no? Con gli amici. Quello è il marketing territoriale. Però ci vai una volta, ci vai due, dici, però, e invece puoi dire, poi vado alle grotte di Frassassi, che sono vicine, vai più giù, poi fai una gita a San Marino, compri le sigarette a meno prezzo. Insomma, l'offerta territoriale è tutto in uno sviluppo di marketing territoriale. Quindi, oltre questa struttura, questo progetto a Minervino, non può nascere soltanto sulle rape, nasce sulle rape, però poi deve costruire un'offerta territoriale che va oltre le mura della città, per forza, perché se no l'offerta è troppo ridotta, risicata, tranne se uno è Roma. E allora a Roma non c'è bisogno di creare altre offerte, anzi, lì deve fare l'esatto contrario. Molti dicono, ma se Roma la visita in un certo modo, c'è tanto da vedere oltre il turismo di massa. Ma quello è anche un progetto di marketing territoriale. La domanda centrale non è il Colosseo, i fori, il Panda, le cose, ma è, che ne so, i parchi regionali che sono nel Comune di Roma, no? Villa Borghese, oppure il parco, mi ricordo, ce ne sono tantissime. È un turismo che non è a portata di tutti i cinesi con le macchinette che vengono, ma è il turismo per chi ricerca. È una scelta, perché tanto quella era già Saturno. Quali sono gli attori operativi? È un elenco facile questo qua. Le regioni, quindi le agenzie di sviluppo, non so se ci sono le APT, no? Le province adesso sono declassate, i comuni, gli enti e le agenzie di sviluppo a livello metropolitano, regionale, la Camera di Commercio, no? È uno strumento fenomenale se fosse utilizzato come si deve, no? Cioè una Camera di Commercio di una provincia che pensa soltanto a fare quattro... aspettate. Una domanda. La Camera di Commercio a cosa serve? Che cos'è la Camera di Commercio? Ovvero, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Poi, semplificate Camera di Commercio. In realtà è la Camera dei settori primario, secondario e terziario. Qual è la funzione della Camera di Commercio? Innanzitutto, per un'impresa è obbligatorio iscriversi alla Camera di Commercio? È obbligatorio?
funge da intermediario, ma se tu l'intermediario non lo vuoi, te lo fai da solo. Quindi è obbligatorio iscriversi alla Camera di Commercio. Nella provincia di Reggio Calabria il 40% delle imprese non è iscritto alla Camera di Commercio. Il 40%. Non è obbligatorio, è fortemente consigliato perché la Camera del Commercio dovrebbe. Dipende anche, alcune attività è obbligatorio. È una forma di società, però molte società individuali non è obbligatorio. Serve da intermediario affinché la Camera se, è un modo per dire: guarda, sono le esigenze di questo, delle imprese di questo territorio. Quindi riunisce, diciamo così, un organismo sovraimprenditoriale che riunisce tutti già gli altri organismi sovraimprenditoriali, la CGIL, Confindustria, Confartigianato, Comcommercio, Confagricoltura, la Coldiretti, la CNA, e tutte quelle sigle che sono rappresentative a loro volta di determinati settori produttivi, vengono rappresentate lì e lì dentro si mettono insieme per discutere quali sono le esigenze di quel territorio dal punto di vista imprenditoriale, delle imprese. Quindi, per i palazzinari che devono costruire palazzi, quindi l'industria, o per i commercianti di auto, piuttosto che i supermercati, oppure le imprese agricole. Quindi, quali sono le esigenze? Purtroppo le Camere di Commercio, invece, essendo state da sempre politicizzate, non hanno assolto alla loro funzione, quasi mai. Però la Camera di Commercio è uno strumento che dovrebbe essere il principale protagonista, il principale attore, anzi il promotore di uno sviluppo di marketing territoriale. Sembra strano, perché nel concetto generale dovrebbe essere il comune, la provincia, la regione. No, a mio avviso il principale attore deve essere la Camera di Commercio, cioè ovvero i rappresentanti delle imprese. Perché i primi beneficiari di un buon marketing territoriale, il primo fine di un buon marketing territoriale è che sia un intervento profittevole, vi ricordate la prima slide? Un intervento profittevole che dia benessere sociale, benessere individuale e sociale. Però la parola prima è che sia profittevole, cioè ovvero le imprese che investono su questo territorio devono investire e ritornare dei profitti affinché poi tutto il resto siano conseguenze. Purtroppo il sistema delle imprese nelle nostre regioni, soprattutto del sud, funziona poco, perché siamo individualisti, abbiamo pochissima capacità di metterci insieme, pochissima capacità di poter fare rete e di costruire un progetto, un marketing territoriale fatto di creatività, dicevamo prima, no? Di creatività. In realtà sarebbe la soluzione questa, quella di mettersi insieme anche tra imprese simili, anzi, soprattutto tra imprese simili. La cooperazione, non voglio essere fautore delle cooperative, pur facendo, ma la cooperazione in generale, cioè il fare rete, è fondamentale. E anche qui poi incide un aspetto culturale. Però l'aspetto culturale, secondo me, si elimina nel momento in cui questa rete funziona e porta quattrini alle imprese. Quindi porta benessere, perché poi le imprese assumono, le imprese investono, hanno altre idee. Se un'impresa agricola che ha 10 ettari di regime di rape investe 100.000 euro all'anno, vende e ne recupera 110 e questi 10.000 euro deve cambiare tutta la famiglia, ma può assumere? Non può assumere. È ovvio. Se invece si crea rete, si sviluppa con i commercianti, si sviluppa con la sicurezza, col comune, con i carabinieri, tutto quello che abbiamo detto prima. E Sterapa, anziché venderle 110.000 euro, le vende a 120 perché ha recuperato marginalità grazie allo sviluppo del territorio. Questa azienda dice: l'anno prossimo, anziché 10 ettari, ne faccio 11, anziché guadagnare 120, guadagnerò 122, 21 e 200,
10% in più, e con la possibilità di poter quindi non solo assumere una persona in più, ma avere 1.200 euro in più per poter fare un investimento ulteriore per la mia azienda. O anche per migliorare il suo benessere. Comunque è un'economia circolante. Poi le Camere di Commercio, le associazioni di categorie, che sono quelle che stanno sotto la Camera di Commercio, come abbiamo detto prima, gli attori privati locali e territoriali, no? Proprio i privati, le imprese private, eccetera. Il sistema sociale, questo non dobbiamo mai dimenticarci, le associazioni, il sistema sociale è importante, l'associazione di volontariato, quelle associazioni di promozione sociale, le associazioni che fanno servizio civile oppure che fanno servizio sociale all'interno dei comuni, quelle sempre da coinvolgere, perché lo spirito di volontariato fa camminare molto più velocemente lo sviluppo di un determinato prodotto. Le strutture per lo sviluppo locale, le associazioni per la conservazione, la promozione e lo sviluppo del territorio, organismi comunitari, ambasciate, ma stiamo andando oltre. Poi, quali sono le funzioni? Stiamo quasi concludendo. Le funzioni del marketing territoriale. Le funzioni del marketing territoriale per il settore agroalimentare. Innanzitutto bisogna definire un quadro di riferimento di un determinato territorio e del territorio stesso, no? Quindi fare un bel preambolo, una bella analisi, no? In questo progetto che stiamo scrivendo, e definiamo per bene il quadro. Quindi come immaginare questo grande quadro, nella quale ognuno dei vari attori che intervengono a questa grande discussione ha delle figure che ha immaginato, però ognuna di queste figure sono a sé stanti. Bisogna creare un'uniformità, bisogna mettere, immaginate che ne so, un quadro con tanti volti, l'ultima cena, no? Qua, no? Immagino ci sono 13 figure, ognuno è portatore di una figura, però bisogna metterle insieme, bisogna che non siano, che si combacino gli sguardi di queste figure, insomma che dia un'armonia, poi bisogna, e si mettono lì, poi bisogna colorarlo, perché non è che avete se 13 immagini, bisogna mettere il tavolo, bisogna mettere il calice, il pane, l'arco, la stella, tutte queste cose, no? E lo si può fare soltanto insieme, perché ognuno di noi è portatore di una figura, di un'immagine. Poi questa immagine bisogna fare la fatica di metterla insieme, dopo che l'abbiamo messa insieme bisogna contornarlo, decorarlo, pitturarlo, creo luminoso, opaco, insomma si sceglie insieme come farlo, perché tanto se il quadro deve essere unico, tutte quelle figure che ognuno degli attori ha portato, non può dire no, la mia figura deve essere nitida, ma se tutti gli altri magari hanno scelto che il quadro deve essere opaco, immaginate tutto il quadro opaco e la figura di uno degli apostoli nitido, no, bisogna trovare un accordo, cioè, il quadro deve essere completo, perché più è nitido, non la nitidezza, più è completo questo quadro, più ha possibilità che questo progetto vada a buon fine, a compimento, ovviamente. Mettere a punto e attuare strategie volte a creare o rafforzare il legame tra il prodotto per il quale la componente territoriale rappresenta un importante fattore di differenziazione. Quindi cominciare a parlare di strategie, dice, beh, cosa facciamo con questo regime di rapa? Cosa facciamo? Come le valorizziamo? Chi fa queste cose? Poi comunicare i segnali qualitativi tangibili e intangibili del territorio. Quello che dicevamo prima, beh, diciamo cosa esprime questo territorio. Esprime sole, colline, gravine, roccia, calcare, ocra, senape, non lo so. Io sto dicendo quello che la mia testa ha visto stamattina mentre arrivava. Bianco, collina, agglomerato, agricoltura, no? Queste cose bisogna comunicarle insieme alle cime di rapa, no? Quindi comunicare tutti i segnali qualitativi, tangibili, cattedrale, palazzo antico, non lo so, tutte queste cose bisogna comunicarle. Il ruolo del territorio nella differenziazione dei prodotti agroalimentari tipici, quindi, segue i seguenti fattori. Le caratteristiche ambientali.
Quindi andiamo proprio sul fatto prodotto tipico. Le caratteristiche ambientali, quali sono? Climatiche, pedologiche, paesaggistiche, il lardo di colonnata. È così perché in quel territorio, in quella determinata umidità, quel determinato marmo, quelle determinate spezie, quei determinati odori, fanno di quel prodotto unico fanno quel prodotto un prodotto unico nel mondo. Poi le peculiarità o le peculiari capacità professionali. Il norcino che taglia, il pezzo di lardo deve essere, se guardate, disciplinare, deve essere tagliato in corrispondenza tra la quarta vertebra lombare e l'ottava vertebra sacrale del maiale, di un pezzo di grasso che all'origine deve essere almeno alto così, ti dice la misura, non deve andare in profondità più che per tanti centimetri. Insomma, quindi ci sono gente che sa fare questo tipo, con i bisturi, con i livelli, cose. Sono le caratteristiche che magari non è così. Magari non è così. Ma molto disciplinari, vengono archefatti, no? Artefatti, vengono costruiti in modo così minuzioso. Guardate molto disciplinari, mettetevi a girare ogni tanto su internet, vedete anche il disciplinare del primitivo di Manduria, restando in Puglia, no? Sono molto particolari. Perché? Perché devono fare in modo, perché chi l'ha fatto disciplinare? Disciplinare l'ha fatto, cioè gli agricoltori che si sono messi insieme e hanno detto, ma noi stracime di rapa, dobbiamo fare solo noi, non dobbiamo fare in modo di valorizzarla e dire qual è la distintività e creare competitività. Non vorrei che poi i miei fattori organolettici sono gli stessi di quel paese a fianco. Quindi troviamo un caspita di elemento che solo nella nostra terra e lì in quell'altro elemento non c'è, e ce lo mettono. Quindi la cime di rape di Minervino Murge è specifica perché è tale soltanto se contiene 0,6 mg di questo prodotto, perché questo terreno riesce a dare questa quantità di prodotto a differenza dell'altro. Magari dal punto di vista della salutistico, di questo elemento c'è o non c'è, non cambia nulla. Però serve per creare la distintività e la competitività con l'altro prodotto. No? Così se guardate il disciplinare dell'Ardo Colonnata, lo possono fare solo 3 persone al mondo, credo, soltanto quelli che lo stanno facendo adesso, perché è fatto apposta, perché deve creare distintività, perché sennò qualcun altro potrebbe copiarlo. Non in Italia. Immaginate la piccola Venezia in America o la piccola Roma a Tokyo, in Giappone. Hanno copiato, c'è la Torre Eiffel da qualche parte nel mondo, a Las Vegas c'è la Torre Eiffel, uguale. Un poco più piccola, uguale, fatto anche di ferro, non è che di plastica, un'immagine, è proprio uguale. Perché hanno visto che in Francia portava turismo, dice, ma già noi ne abbiamo, c'è la cosa. E la gente va lì sotto a scattare la foto nella Torre Eiffel di Las Vegas. Anche perché, che era una copia, non era importante, perché a loro interessava proprio che fosse una copia. E la loro caratteristica è proprio che è una copia, dice, questa è una copia, non è l'originale, è la copia. Però io l'ho fatta, questa copia. Ecco la distintività del prodotto. Quindi le capacità professionali, la cultura, la storia, le traduzioni, le istruzioni, le istituzioni, in quanto componente essenziale di quella di qualità e differenziazione del prodotto e dell'immagine del territorio, no? Quindi una cultura genetica, immagino i maiali di Colonnata, hanno tutti quanti creati uno per uno, insomma, se i maiali magari vengono tutti quanti dall'estero, non lo sappiamo. Però sul disciplinare c'è scritto che il maiale deve nascere in quella regione, deve essere cresciuto almeno per tanti mesi, deve arrivare a un peso almeno di quel tipo, deve mangiare quel prodotto di quelle montagne e poi macellato in un determinato periodo. È una questione tradizionale, di cultura, che bisogna creare sempre una struttura culturale, storica all'interno di un prodotto tipico. E lì dove non c'è, vi invito a crearla. A crearla, per questo vi dicevo prima, vi invitavo, sicuramente se parlate con qualcuno di più anziano, quindi ecco, abbiamo messo altre persone all'interno di questa sala, gli anziani, se parlate con qualcuno di più anziano o qualcuno che ha quest'idea molto prima che adesso l'amministrazione si mette a fare la deco, no? Queste persone ti raccontano
caratteristiche, la storia, che la cima di Rapa non si raccoglie prima di questo periodo, oppure che non si mangia soprattutto per questa ricorrenza e si fa così. Sono andato in Umbria dove si fa il Sagrandino. Il Sagrandino. Sapete cos'è il Sagrandino? Il Sagrandino è un normalissimo sangiovese. Soltanto che è stata fatta. È un sangiovese anziché DOC, un DOCG. Quindi d'origine controllata e garantita. Quindi un territorio molto più ristretto, in un microclima particolare, dove il Sangiovese si dice che cresce in modo diverso, la fermentazione dura 35 giorni anziché 25, sta in barrique tanti mesi anziché quell'altro, e soprattutto, mentre, e soprattutto gli abitanti, perché il Sagrandino è una DOCG di un comune solo, è solo in un comune. E gli abitanti di questo comune storicamente bevevano questo vino la notte di Pasqua, la notte di Pasqua, tra il sabato e la domenica di Pasqua, e dovevano versarla in determinati recipienti e poi versarla attraverso, insieme, berlo insieme a determinati alimenti. Già dalle 7 del mattino, già alle 7, immagino come ci arrivavano alla messa di Pasqua, ubriachi, no? Se dalle 7 del mattino. No, e ti raccontano questa cosa per ore, no? Te la fanno vedere, te le fanno sentire i profumi, ti fanno sentire gli odori, ti fanno mangiare quel prodotto che sta frittata di patate, non so che cosa, insieme a questo Sagrandino che è una cosa durissima alle 7 di mattina, ci vorrebbe il latte invece c'è questa cosa. Ed è così, una storia, una cultura, una tradizione che crea intorno a quel prodotto anche un mito, magari non è vero, perché magari ai tempi dei fatti, di cui si sta raccontando suo fratello, la gente moriva di fame e non aveva né le patate né il vino. Però è tutto ciò che di culturale ci sta dietro a questo fatto, no? Magari è soltanto un mito, che avrebbero voluto che la notte di Pasqua avrebbero potuto bere questo vino insieme a queste cose, magari non c'era nulla, perché se vedete in questa zona dell'Umbria, deserta, ci sono vigneti, nebbia e boschi. Immagino, non lo so, però a me, turista, non interessa se è vero o non è vero. A me interessa che quando sto camminando in quei territori e che poi vado a visitare il paese, immagino queste cantine all'interno del centro storico, che magari oggi non ci sono più, e la mia mente, visto il racconto, immagino che lì c'erano queste cantine dove questi anziani facevano il vino e poi la notte di Pasqua lo travasavano per la prima volta, tutta questa storiella. Tu cammini e torni a casa, abbiamo quanto è bello sto paese. È un normalissimo centro storico, di un normalissimo centro dell'Umbria, come tantissimi altri, ma valorizzato da una storiella. Da una storiella, cioè, è un mito, no? I miti come sono nati così, nella letteratura. E questa è un ruolo importante da dover. E questa cosa qua la devono sapere anche i bambini alle scuole elementari. Quindi i bambini alle scuole elementari comuni devono sapere questa storia, come ti fanno imparare le filastrocche o la poesia a memoria, devono imparare questa storia alla memoria. Chiunque incontri deve raccontare questa storia. Perché in questo modo il valore di quel vino aumenta sempre di più. Perché più racconti queste cose, più è una delle tante. I fattori del territorio che agiscono a supporto della valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari. L'immagine, no? Il prodotto bisogna valorizzarlo anche dal punto di vista dell'immagine, quindi la bottiglia deve fare in un determinato modo, il fascio di rape deve essere. La cime di rape sono caratteristiche perché hanno poche foglie e molta infiorescenza. Ma in realtà, se si andasse nei campi, si nota che le foglie sono un po' di più rispetto alla realtà. Le tagliano. Perché la cime di rape normale ha le foglie e le infiorescenze più piccole. La cime di rape di Minervino, l'ho visto stamattina, è famosa perché è cimosa. Ma se poi vedono le foglie, dicono allora non è quella originale, allora le tagliano. L'agricoltore o il convenzionatore che ha fatto questo ha fatto bene. Perché nell'immaginario comune. Se una mattina al mercato trovi un fascio di rape con più foglie rispetto all'immaginario, vuol dire che forse non è quello originale. Magari è l'originale, ma si è dimenticato solo di togliere le foglie. Quindi l'immagine è così importante,
da dover essere studiata prima. In questo caso stiamo parlando del prodotto agroalimentare, ma immaginiamo anche al turismo. Quello del sistema di organizzazioni produttive, condizioni economiche, politiche e istituzionali. Questo sistema, il territorio deve contribuire anche attraverso le organizzazioni produttive, no? Cioè, se si sceglie una strategia, tutte le organizzazioni produttive, se parliamo di prodotti tipici, o le organizzazioni di servizi, se parliamo di turismo, devono concorrere a questo obiettivo, no? E anche le condizioni economiche devono essere uguali. Se io giro per Minervino e trovo che il mazzo di rapa da te costa un euro, da te 1,50 euro, da lui 1,60 euro, da te 1,70 euro, 1,80 euro, non abbiamo più valorizzato il prodotto. Il prodotto deve avere una connotazione valoriale equa, stabilita insieme prima, ma che non crei al consumatore e al turista, perché deve fare anche un piano di sviluppo, un affanno nel ricercare il prodotto più conveniente. Perché vuol dire che c'è differenza. In questo la competitività la devi creare sulla qualità. Quindi una volta che tu standardizzi la qualità e lo crei in una deco, poi io ancora oggi rimango stranito come delle DOC, delle IGP o delle deco abbiano prezzi differenti. Ma se c'è un disciplinare, su un prodotto tradizionale, lui coltiva in un modo, tu coltivi in un altro, tu vendi a un euro, lui vende a 1,10 euro. Sono due metodi di produzione e lui vuole guadagnare 10 centesimi in più, e tu ti accontenti di 10 centesimi in meno, oppure lui spende 10 centesimi in più per la lavorazione e tu invece riesci a risparmiare, e ci stiamo. Ma in una denominazione d'origine controllata, in un'indicazione geografica protetta, oppure in una denominazione comunale, dove ci sono prezzi differenti, vuol dire che il disciplinare non serve. Se il disciplinare è quello e le regole sono quest'altre, il prezzo è una somma di cose uguale, non può essere differente. Allora se no devi fare, c'è la DOC di questa cantina, la DOC di quest'altra cantina. Sì. Consumatore finale serve per lo streaming. Sarà il consumatore finale poi cioè sa effettivamente che compra della qualità piuttosto che perché non avere un prezzo superiore? Sì, quella deco deve essere venduta a un prezzo superiore, dico a parità di deco. Cioè due produttori che hanno la stessa... A parità di deco, però qualora uno dei due non dovesse averne, è legittimo il prezzo superiore. A parità di deco, secondo me, questa è una mia considerazione, dovrebbe essere uguale. Perché il consumatore non deve avere la possibilità di poter... La possibilità di identificare due prezzi differenti su uno stesso prodotto, di uguale fattura, cioè di prima lavorazione, seconda lavorazione, terza lavorazione diverse, ovviamente che ci sono i passaggi di lavorazione, ma allo stesso livello di lavorazione di una denominazione d'origine comunale, di una deco in questo caso, non può avere delle differenziazioni sul prezzo. Perché se no, se c'è una differenziazione del prezzo, io il sistema, la qualità in realtà, gli enti certificatori di qualità certificano la qualità, ok? Ma in realtà chi certifica la qualità è il consumatore. Quindi se io consumatore acquisto la deco da te a 1 euro e da te a 1,10 euro, credo che la sua sia più qualitativa, quindi la deco in realtà non ha più funzione d'essere, non ha la necessità di esistere. Con i vini posso comprendere, perché i vini hanno già due passaggi diversi, cioè c'è il vino e la vigna, c'è la vigna e la cantina. Però su un prodotto ortofrutticolo, come i cimi di rapa, poi sulla trasformazione, vabbè, il vasetto, da me c'è più olio extravergine oliva, da me ce n'è di meno, da me c'è più materia, c'è più broccolo dentro e meno broccolo da me, quindi, ma sulla materia prima, secondo me,
Quindi la relazione tra territorio e prodotto agroalimentare è sempre bionivoca. Il territorio rappresenta una leva per la differenziazione e la valorizzazione del prodotto e la presenza sul territorio di prodotti agroalimentari di alta qualità e unici costituiscono un fattore per quel territorio di promozione e valorizzazione del territorio stesso. No? Quindi uno aiuta l'altro. Questi qua li passiamo avanti, così andiamo. Quindi, ricapitolando, questo qua è sul lardo, l'ho già affrontato. Quindi abbiamo detto il legame tra prodotto e territorio, la storia, la traduzione e l'identità, senza approfondire, l'ho approfondita io prima voce. La dimensione collettiva, no? La storia e la traduzione culturale rimandano a particolari dei prodotti agroalimentari tipici, cioè ciò che infatti distingue il prodotto tipico da un qualsiasi prodotto di qualità specifico è che proprio per il fatto di trarre dal legame con un dato territorio le proprie caratteristiche peculiari, è che quel legame sia andato affermando, affinando, consolidando e modificando nel corso del tempo. All'interno di una comunità di persone, esso è strettamente legato a una collettività e non a un singolo individuo o a una singola impresa. No, la dimensione collettiva. Quindi una definizione completa di prodotto agroalimentare tipico. Quattro sono le dimensioni rilevanti. La specificità delle risorse locali, naturali e umane, l'abbiamo detto prima. La storia e la tradizione produttiva, la dimensione collettiva e la presenza di conoscenze condivise a livello locale, il legame con l'ambiente geografico, tutto quello che sta intorno. Ok, abbiamo finito. Siamo 10 minuti in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Però se abbiamo qualche domanda, qualche riflessione, nel frattempo io mi siedo. Non vi ho parlato dell'esperienza della mia cooperativa, appunto perché in generale, se vi ho raccontato questo, è perché lo vivo e ne faccio esperienza quotidiana anche all'interno del territorio. Mi rendo conto, ecco, una cosa, mi rendo conto che dalla mia esperienza, ecco, che questo qua è un lavoro da fare, quella dell'organizzazione dei prodotti tipici agroalimentari, è un lavoro da fare in sinergie e in collettività con tanti attori. Abbiamo riempito questa stanza di innumerevoli figure in questo percorso, che hanno bisogno di essere coinvolte in questo progetto. È ovvio che posso essere convinto di questa cosa. Ne sono convinto, però lavorare a un'idea del genere, forse, anzi no, la storiografia ce lo insegna, implica una vita di lavoro, generazioni a volte, no? Si immagina alcuni prodotti tipici creati nei territori che conosco, è un percorso che dura da secoli, che dura da secoli, non da anni. Poi ci sono state alcune esperienze, no? La sentivo l'altro giorno, non so se a Linea Verde o uno di questi programmi naturalistici, proprio il negro amaro, il primitivo di Manduria, rinascono all'attenzione dei più anche fuori dall'Italia da pochissimi anni, grazie a delle azioni di marketing territoriale fatte da alcune imprese soprattutto, nel quale hanno investito su questo prodotto. Questo è un esempio, insomma, fatto per bene, toccando i tasti giusti, si riesce a sviluppare il prodotto tipico territoriale, agroalimentare territoriale, anche in pochissimi anni. Comunque il breve termine è sempre, l'unità di misura del breve termine sono sempre gli anni, quindi non è una questione di mesi. Per questo non puoi iniziare dalle amministrazioni il percorso. Ma deve iniziare da chi di questa cosa ne fa uno stile di vita, ovvero un imprenditore, dalle imprese, quelle che ne devono ricavare un profitto. La cosa pubblica, l'amministrazione, è sempre a termine, è sempre a termine. Deve avere l'interesse della collettività, ma sulla carta. Non è che non ce l'abbiano, ce l'hanno, però essendo a termine, poi le priorità sono quelle della.
dell'ordinario, no? Non quello di sviluppare il territorio in modo a lunghissimo termine. Quindi la Camera di Commercio, secondo me, dovrebbe, ma almeno le imprese, dovrebbero essere proprio quelle che possono sviluppare un progetto di marketing territoriale legato all'agroalimentare tipico. Non ne ho ricercati, però ci so e ci sono tantissimi prodotti agroalimentari tipici inventati. Prego. Aspetta, il microfono. A Zollino, dicevo, in provincia di Lecce hanno inventato, se lo sono inventato praticamente, il pisello nano. Cioè, si sono presi questa tipologia di pisello che da loro cresceva in maniera spontanea, se lo sono coltivato, hanno fatto, come si dice da noi, la razza. Sì. Però quello che appunto mi chiedevo io e che appunto vedo da questa esperienza, loro hanno chiamato chef che hanno messo questo pisello vicino ai piatti importanti, hanno fatto molta pubblicità, quindi cioè, come possiamo noi entrare in questa filiera del marketing territoriale? Cioè questo volevo sapere, perché ok, te lo puoi inventare, benissimo, devi avere la possibilità anche per farlo. Cioè, Deve avere quindi. possibilità, bisogna mettersi insieme tra le imprese, a mio avviso, bisogna mettere insieme imprese, collettività territoriali, quindi associazioni, comuni, province, insomma, quello che dicevo prima, quegli attori, bisogna metterli insieme e vedere se questo bisogno è un'esigenza reale, perché innanzitutto bisogna capire se c'è la necessità. Se poi non c'è la necessità, dice perché dobbiamo farlo. Ma se c'è la necessità, come in questo caso c'è, perché la Deco si sta creando, evidentemente c'è la necessità, per creare un buon piano bisogna iniziare da queste persone che hanno necessità, ovvero il consorzio, il consorzio dei produttori, i produttori stessi, il comune, le associazioni, come si chiama, MAT5, il progetto Policoro. Tutti quelli che sono qui sopra, che quindi se hanno fatto su questo corso, è evidente che c'è un interesse. Essendoci un interesse, tutti questi qui sopra sono i primi da contattare e da mettere insieme e creare un partenariato, insomma, affinché se ne parli anche di questo, però avendo ben chiaro il percorso da dover affrontare. È un percorso lungo. Nella mia zona esiste il distretto agroalimentare di Sibari, una cosa inutile, è servito per prendere dei fondi regionali, ma poi non è servito a valorizzare l'agroalimentare di Sibari, perché la clementina IGP di Sibari, la vendo IGP se la vendo, se non la vendo la vendono IGP e quindi non l'ho più valorizzata. Io posso uscire un attimo fuori dal ruolo, non sono d'accordissimo all'Edeco, ora vi spiego perché, all'Edeco, ora vi spiego perché. I disciplinari, le denominazioni d'origine in genere, DOC o comunali, fondamentalmente servono soprattutto per valorizzare i territori, non per valorizzare il prodotto. Perché comunque il prodotto ha una funzione principale, oltre a quello che vi ho spiegato io prima, di essere venduto il prima possibile. E se un prodotto non è venduto il prima possibile, perché per tutte le ragioni ovviamente che abbiamo fatto prima, non è riconosciuto, fare un Adeco per prendere lo stesso prezzo del non farlo, per gli agricoltori, e io lo sono, ecco perché farlo, è solo un costo. Quindi prima di creare un Adeco bisogna creare un progetto all'interno della quale
i costi che l'agricoltore deve affrontare per rispettare e disciplinare siano adeguatamente ricompensati dal prezzo poi di vendita di questo prodotto. E abbiamo visto che il prezzo di vendita di questo prodotto si può avere solo se all'interno di questo progetto c'è una valorizzazione del territorio e del prodotto. Se noi creiamo, se voi create la DECO e per il territorio rimane tale e quale, se gli agricoltori avranno più costi per creare la DECO, avranno o meno, o dovranno vendere cime di rape di più e poi la gente non la compra, o dovranno vendere allo stesso prezzo di prima con maggior costi nella produzione. E le considerazioni che faccio in generale da componente, come diceva prima, di organizzazione di categoria agricola, quindi facendo gli interessi degli agricoltori in questo caso. Quindi per questo è importante che si costruisca, tutto venga ricostruito secondo un criterio. Ultima, a luglio, ad agosto, hanno creato in Calabria olio extravergine d'oliva IGT Calabria. Vabbè, c'era la DOP, da noi c'è la DOP, come anche qui. Per superare la DOP, tutti coloro che non rientravano in quei canoni hanno creato l'IGT. L'IGT poi fondamentalmente puoi mettere tutto, è un altro marchio fasullo l'IGT. È un altro disciplinare. Chi l'ha studiato non erano né agricoltori né esperti di olio extravergine d'oliva, ma di... L'assessore diceva prima che ha fatto dei master in progettazione europea, ma degli esperti in progettazione europea, che forse per chissà quale bando, per quale punto in curriculum, hanno detto facciamo sto disciplinare, e l'hanno fatto. Autorevoli, poi molto legati alla politica, quindi legati a chi poi deve approvare questi disciplinari, la Calabria, mi fermo qui, considerato che la Calabria ha diversissime varietà, dal nord al sud della Calabria ci sono almeno 4 macro varietà, cultivar, ok? Ce n'è una nell'Alto Ionio, una nel Basso Tirreno Cosentino e nel Catanzarese, una nello Ionio Catanzarese e Crotonese e un'altra nel Reggino. 4 macro varietà, proprio tipicamente calabresi. Sti studiosi di progettazione europea sono della zona del Basso Tirreno Cosentino, della mia zona, e quindi per loro l'olio extravergine d'oliva è fatto per la maggior parte di questa varietà. Quindi l'IGP Calabria deve contenere almeno il 50% di questa varietà. E a Reggio Calabria come fanno? O nell'Alto Ionio, o a Crotone. Continueranno a vendere l'olio oliva come olio extravergine d'oliva. Bisogna essere... avere secondo a mio avviso, una visione molto più ampia, no? Più completa. Se vogliamo creare la DECO sulla cime di rape, dobbiamo avere una visione completa e precisa e dettagliata di tutte le altre cime di rape della Puglia, almeno. Perché se noi nel caso dell'agricoltura ci buttiamo la zappa sui piedi. Non noi, gli agricoltori. Diamo la zappa sui piedi agli agricoltori. Perché con lo spauracchio, non con lo spauracchio, con la bandierina che poi guadagnerai un euro in più, tutti sì, e tutti hanno sottoscritto, ho visto già il protocollo, no? Sì, perché, insomma, ci puoi guadagnare di più, la rapa, così, ma bisogna valorizzarlo, perché se poi usciamo fuori dal mercato, comunque le caratteristiche non sono così evidenti, la differenziazione non è così evidente, non ci sono delle attività territoriali intorno al territorio che costruiscono questo prodotto e che lo valorizzano, resti fuori dal mercato, abbiamo creato solo un danno. Bisogna essere molto attenti in queste fasi, a mio avviso. Penso che una mappatura nel nostro caso delle cime di rape di Puglia possiamo benissimo averla, anzi la ringrazio per questo input che ci ha dato, perché condivido pienamente che il avere un ADECO, avere qualsiasi altro marchio ha dei costi per i produttori e quindi anche creare un eventuale cartello
in base al quale vendere la cima di rapa non solo su Minervino ma anche fuori, è anche compito, noi ad esempio l'associazione va in tal senso, cioè abbiamo dei distributori che ci raccomandano la possibilità di venderlo a più, insomma, perché non siano solo costi quelli, perché il disciplinare è un disciplinare che è in fase di costituzione, sarà sicuramente oneroso. Ma perché irrigidisce il sistema? Quindi ci sono disciplinari, alcuni prodotti, questo prodotto può essere confezionato solo in cassette di legno di abete. Il pioppo non va bene. Ci sono alcuni disciplinari. Quindi la cassetta di legno di abete costa di più della cassetta di legno di pioppo, parliamoci chiaro. Però tu lo metti nel disciplinare, crei il costo per l'agricoltore, però lo deve recuperare. Ci sono alcuni disciplinari così, sono fatti apposta. Sono fatti apposta per rendere, per valorizzare il prodotto. Però poi devi trovare il mercato giusto, no? Tipo al mercato di Verona, in generale, non si va con la plastica per la questione di inquinamento, no? Nel disciplinare bisogna mettere, se tu vuoi andare nei mercati esteri, la cima di rape forse però non si vende, perché non esiste la cultura del mangiare rape al nord, anche se sta cominciando a nascere. E quindi se tu dici, vabbè, non si mangia, creiamo la cultura di mangiare rapa al nord, la creiamo noi qui di Minervino. Abbiamo le potenzialità, abbiamo i numeri, possiamo entrare nel mercato. Innanzitutto, prima di fare il disciplinare, devi sapere che al mercato di Verona non entri se non hai la cassetta in legno. Quindi si dice, le cime di rapa vanno confezionate in fasci tra un chilo e un chilo e mezzo. Devono essere raccolte a questo ora del mattino, perché la rapa va raccolta il mattino, perché sennò si ammusce. Vero? Si raccogliono direttamente gli orari. Bisogna tenerla, raffrescarla a queste temperature. È convenzionata nelle cassette in legno, per esempio, dico una fesseria. Così entri nel mercato. Se tu scrivi invece convenzionata nelle cassette in plastica, tu davvero non entri più. Oppure sei più semplice, convenzionata in una cassetta, dove ci vanno massimo 5 kg di rape, perché se tu fai la cassetta da 20 kg, tu devi sovrapposizionare i fasci e crei delle ammaccature, delle scottature sull'infiorescenza che ne debilitano il prodotto. No, se voi vedete le pesche, la differenza tra la clementina IGT e la clementina non IGT sta soltanto nel convenzionamento. Tutti i prodotti IGT è così, sta solo nel convenzionamento, perché indicazione geografica tipica o protetta. Quindi l'importante è che è fatta nella piana di Sibari. Poi, se tu la vuoi vendere, ovviamente devono rispettare dei calibri, non devono avere alcune caratteristiche fisiche particolari, no? Devono essere coltivate in determinati comuni, insomma, ma dopo di ciò tu la puoi vendere come IGP o non IGP. Se la vendi come IGP, deve stare nella cassetta alveolata, che ha quella forma degli alveoli, deve essere spazzolata, lucidata, deve essere raccolta con il picciolo e non staccata direttamente, possibilmente con qualche foglia attaccata, e se ogni clementina ci deve essere il marchio IGP Clementine di Calabria. E lo fai questa fatica, la fai, gli agricoltori la fanno. Poi arriva il commerciante, il grossista, e ti dice te la posiziono al mercato di Verona, che so Carrefour, e te la vendo a questo prezzo. No, ma questo prezzo è il prezzo della raccolta, ti devo metterci salveolo che mi hanno imposto di metterci, devo mettere la spazzolatura che mi hanno imposto di metterci, devo mettere le etichette che mi hanno imposto di metterci, questo prezzo non va bene. E vabbè, allora vediamo cosa. Qualcuno dice, vabbè, io faccio una valorizzazione di questo prodotto anche nei miei supermercati e la vendo di più. Altri poi vengono e il tempo passa, passa il tempo, la clementina si raccoglie a novembre, dicembre, poi c'è Natale, vabbè, non ti preoccupare, Natale si vende, va all'estero. Poi arriva gennaio, il periodo sta per finire, le clementine sono in gella, arriva il caldo, la gente ne vuole di meno, ma come facciamo? Così è tutta bella convenzionata negli alveoli. Viene, prendiamo in altro, Esselunga e dice dammi le sfuse e me le compro tutte. Tu che fai? Togli tutto dalle alveoli, togli le etichette, le metti nelle sfuse, te le dà sfuse, te le paga di meno e tu hai perso gli alveoli, la spazzolatura e le etichette. Che il tempo passa e la clementina va venduta. Immagino ci mangiamo le clementine ad agosto. La clementina va mangiata fino a febbraio, marzo, poi non ha più mercato. Quindi, ecco, dietro un buon prodotto, una buona identificazione di valorizzazione del prodotto, deve esserci un'adeguata
capacità di valorizzazione del mercato e quindi valorizzazione del prodotto e quindi valorizzazione del territorio adeguata e strutturata. Non si può fare una deco e la lasci là. La strutturi, crei un'immagine, crei il mercato, crei la consapevolezza, la collettività, la sicurezza e tutto eccetera eccetera. Bisogna creare dietro di essa un rito terra molto importante, ci vuole lavoro. E ci sono, ho fatto esempio, in Italia prolifera di DECO, IGP e DOP, e ce ne sono tantissime che funzionano, altre no. Sono le 13. Allora, questa prima parte del laboratorio termina qui e ringraziamo ovviamente Paolo per queste sue indicazioni molto operative, molto interessanti, soprattutto per costruire percorsi locali. Noi ci rivediamo oggi pomeriggio alle ore 15 per riprendere con la seconda sessione pomeridiana guidata dal professor Stefano Radailli. Arrivederci.